La storia dei Celti inizia 2700 anni fa, nell'Europa dell'età del ferro, in un piccolo villaggio alpino. Arrivando a creare una delle più grandi civiltà del mondo antico. Tutto parte da un tesoro trovato nelle montagne, una delle risorse più preziose dell'epoca, il sale. Partendo da così poco, svilupperanno una cultura ricca, raffinata e assolutamente unica. L'epoca dei Celti è cominciata e si è consolidata nel tempo grazie alla loro abilità nei commerci. E ora i Celti vogliono di più, molto di più, e non si fermeranno davanti a nulla. Dalla metà del V secolo a.C., le tombe raccontano una storia diversa. All'inizio il corredo funerario era un'espressione di una società pacifica, dove la ricchezza si conquistava col commercio. Ora fanno la loro comparsa armi da guerra e tutto cambia. I nuovi Celti non sono più mercanti e guardano al futuro con occhi da guerrieri. Hanno già dimostrato ingegno e organizzazione e li sfrutteranno per ottenere profitti immediati. È l'ora della guerra, della conquista e del saccheggio. Stiamo per entrare nell'età dell'oro dei Celti. Europa, VIII secolo a.C. Un'epoca in cui il mondo antico è già attraversato da un'immensa rete di commerci che unisce popoli e culture. Beni preziosi come sale e ambra, bronzo, vino e ceramiche erano oggetto di scambi con un mondo sempre più vasto. I Celti prosperavano. Ma le cronache di Greci e Romani ci raccontano una storia diversa. I Celti tramandavano la loro cultura da una generazione all'altra solo per via orale. Non hanno lasciato fonti scritte. E questo spiega perché nei secoli hanno subito una delle più grandi campagne di disinformazione della storia. È allora che l'archeologia viene in nostro aiuto, rimettendo insieme i frammenti del passato con nuovi indizi che emergono dalla terra. Resti umani in tombe principesche, dal ricco corredo, segreti svelati analizzando gli oggetti più preziosi, sepolti con loro per accompagnarli nell'ultimo viaggio. E tutto questo ci parla di una cultura raffinata, potente e dominante, di un popolo di mercanti, artigiani e sacerdoti sapienti. Questa prima epoca d'oro dei Celti viene fatta coincidere con la cosiddetta cultura di Hallstatt, durata per secoli, dall'800 fino al 550 a.C. Eppure un giorno tutto questo è finito per sempre. Perché? Le miniere di sale furono abbandonate e molti insediamenti abitati per secoli si spopolarono. È analizzando quel periodo che gli archeologi iniziano a notare una variazione di stili e temi nei reperti rinvenuti. Intorno al 450 a.C. la cultura oggettistica è cambiata in tutta Europa e i manufatti si distinguono per lo stile delle decorazioni. Il cambiamento coincide con l'abbandono di molti dei primi insediamenti celtici. È un'epoca di trasformazioni che vedrà vincitori e vinti. L'epoca di Hallstatt era finita. Ma perché? Era forse la fine anche per i Celti? Com'è possibile che una cultura tanto evoluta sia sparita? Di recente gli archeologi hanno fatto una scoperta clamorosa che potrebbe svelare il mistero.
Questa è Glauberg, in Germania. E un tempo è stata una delle roccaforti dei Celti. Un insediamento fortificato costruito in cima ad un'altura accanto ad un grande tumulo funerario. E qui è stato rinvenuto un indizio prezioso. Durante gli scavi del 1996 è stata rinvenuta una statua di arenaria di 230 kg in uno dei fossati nelle vicinanze del tumulo. È una delle sculture più belle e meglio conservate del mondo celtico. È una scoperta estremamente rara e preziosa. L'uomo raffigurato indossa dei pantaloni e un'armatura elaborata, ma l'elemento più suggestivo è lo strano copricapo. Ha degli anelli sulle braccia e intorno al collo uno spettacolare torque, il tradizionale collare decorativo celtico che era portato solo dai più ricchi e potenti. Il torque era l'ornamento degli dei e se un mortale lo sfoggiava, godeva della protezione divina. Ma gli elementi più importanti sono lo scudo e la postura fiera. Questo non era un leader spirituale, ma un uomo d'azione. È una statua a grandezza naturale che risale forse al 400 avanti Cristo, oggi nota come il principe celtico. Rappresenta la nuova figura dominante della società, il capo guerriero. Ma c'è stata un'altra scoperta ancora più spettacolare. All'interno del tumulo funerario viene ritrovato il corpo di un vero principe celtico. È stato sepolto con un corredo tanto prezioso che poteva essere appannaggio solo di un grande capo dall'immensa ricchezza. La datazione dei resti conferma che è vissuto nell'epoca in cui fu scolpita la statua. E non è tutto. Quest'uomo non era solo. Accanto ci sono altre due tombe di epoca celtica altrettanto ricche e importanti. Queste tombe dimostrano l'autorevolezza raggiunta da questi individui nella loro epoca. Sono infatti considerate tra le più belle e ricche come corredo funerario di tutta l'Europa antica. Quando è stata scavata la prima tomba, ci siamo accorti delle sorprendenti somiglianze tra la persona che vi era sepolta e la celebre statua di arenaria. Per questo non ci ha stupito il rinvenimento di certi oggetti nel corredo funerario, come una spada, di cui vi sto mostrando una riproduzione. È simile in tutto e per tutto a quella ritrovata vicino alla statua del principe celtico nella nostra tomba. Inoltre, in questo stesso sito, sono stati trovati altri oggetti raffigurati, come lo scudo, l'anello da braccio e il torque. Ora possiamo spiegare anche il singolare copricapo della statua. Il principe sepolto nella tomba aveva la testa coperta da una ghirlanda di vischio, che presso i Celti era un simbolo di autorità. Infatti, questi Celti non erano solo ricchi, ma anche potenti e bellicosi, e volevano che tutti li temessero. I capi della nuova epoca si facevano seppellire con spada e scudo. Non c'era alcun dubbio che fossero guerrieri. La statua del principe celtico non era l'unica. In tutto ve ne erano almeno quattro e i resti rinvenuti raccontano una storia che affascina gli archeologi. Le altre sculture sono state quasi completamente distrutte e in modo intenzionale. Di conseguenza ne restano solo pochi frammenti, che però sono sufficienti a capire quanto fossero simili alla statua che si è conservata. È probabile che fosse avvenuto un cambiamento di regime qui a Glauberg. È evidente che le statue non erano più oggetto di venerazione. Il mutato clima politico ha fatto sì che fossero distrutte e dimenticate. In quegli stessi anni si chiudeva l'epoca di Hallstatt. Sono gli indizi concreti e indiscutibili di un grande cambiamento sociale nel mondo celtico, avvenuto più di 2500 anni fa. L'archeologia restituisce un'epoca di violenza e contrapposizioni, spade, scudi infranti e statue abbattute.
Ma per i Celti non era la fine. Si sono reinventati come guerrieri. Era l'inizio di una nuova epoca per i Celti, l'epoca dei signori della guerra. I reperti rinvenuti a Glauberg e risalenti al 450 a.C. indicano un'improvvisa mutazione delle condizioni sociali. È in quel periodo che le fortificazioni che circondavano il pianoro bruciarono in un incendio immenso e devastante. Deve essere stato un inferno. Le temperature superarono i 1100 gradi centigradi, perché le pietre delle mura si sciolsero, diventando simili al vetro. Un tale incendio non poteva essere casuale. Per raggiungere una simile temperatura bisogna agire con metodo e attenta pianificazione. Le fiamme furono alimentate nel deliberato tentativo di ridurre in cenere Glauberg. Forse l'insediamento fu attaccato da una banda di razziatori? O si scatenò una rivolta interna? Forse la neonata aristocrazia guerriera aveva deciso di chiudere i conti col vecchio regime? Quale che sia stata la causa, le prove di un cambiamento traumatico sono indiscutibili. Più o meno in quel periodo, o immediatamente dopo, fu costruita una grossa fortificazione sopra il tumulo funerario di una donna. È un chiaro indizio che stava cambiando la loro cultura. La memoria degli antenati perdeva importanza e una nuova generazione voleva dimostrare in modo visibile la propria ascesa al potere. Il principe guerriero del Tumulo I visse in questa nuova era in cui certamente governò con determinazione. Forse fu lui a ordinare di costruire nuovi bastioni, più grandi e forti di quanto si fosse mai visto, per dimostrare potenza e autorità. Era un'opera titanica per l'epoca, che vide lavorare centinaia di uomini sotto l'occhio vigile del principe guerriero. Non sappiamo se queste persone furono costrette a lavorare o se abbiano prestato la loro opera volontariamente come atto di fedeltà al capo tribù. È anche possibile che siano stati impiegati prigionieri di guerra o schiavi per costruire le nuove fortificazioni. In ogni caso, un'opera di questa entità ha certamente favorito lo spirito comunitario e ha permesso a questa popolazione di sviluppare un'identità molto più definita. Una nuova identità per i Celti di Glauberg. Un modo per affermare a testa alta: noi siamo la nuova Glauberg. Siamo pronti, siamo forti, siamo guerrieri. Dagli umili inizi di piccola ma fiorente comunità di mercanti era diventata il fulcro di un nuovo potere incarnato dai guerrieri Celti. Glauberg era adesso una roccaforte ricca e potente, la prima città di una nuova epoca per i Celti. Ma l'affermazione di un nuovo potere militare non si limitava a Glauberg. In tutta Europa si assisteva all'ascesa inarrestabile di una nuova cultura celtica che avrebbe presto raggiunto il suo apice. Le prove di questo diffuso cambiamento culturale, da una società guidata da leader spirituali a una comandata dai guerrieri, si trovano a Laten, in Svizzera. È qui che gli archeologi scoprono un vasto deposito di armi di epoca celtica, gettate nel lago di Neuchâtel come offerta agli dei. Spade, scudi, lance, corazze. Tutti oggetti di squisita fattura e incredibilmente ben conservati che trasmettono lo stesso inequivocabile messaggio. Armiamoci, combattiamo e vinciamo la battaglia. E come si potrà chiamare questa nuova era celtica dominata dai guerrieri? Laten. La cultura di Laten è caratterizzata da queste tombe di personaggi maschili sepolti con un corredo di armi. Ne fanno parte anche elmi e scudi, ma l'elemento più importante è la spada celtica. Era il simbolo più grande di ricchezza e potere per un guerriero. La spada era forgiata con un metallo di cui i Celti conoscevano ogni segreto, come nessun altro nel mondo antico: il ferro.
Ora che erano un popolo guerriero, avevano bisogno di armi degne. E nella migliore tradizione celtica avrebbero portato anche quest'arte a livelli mai toccati prima. Patrick Barta è oggi uno dei più stimati fabbri armaioli del mondo. È specializzato nel ricreare le antiche lame. Oggi lavora alla riproduzione di una spada celtica del III secolo a.C. La transizione dall'età del bronzo a quella del ferro non ha segnato una rivoluzione nella metallurgia, ma piuttosto un'evoluzione nel segno della continuità. Ad esempio, le prime spade di ferro erano copie quasi esatte delle precedenti spade in bronzo, anche se erano forgiate in modo del tutto diverso e con un altro metallo. I Celti sono stati tra i primi a padroneggiare davvero la metallurgia e così facendo rendevano le loro armi più letali e dinamiche. E questi manufatti acquisivano una rara bellezza. I Celti avevano capito che queste armi potevano rafforzare la loro cultura, mentre emergeva una nuova figura dominante, il leader guerriero. Durante l'età del ferro, i fabbri spadai erano tra i membri più rispettati della società celtica. Le loro abilità artigiane erano apprezzate quanto la sapienza dei druidi e la musica dei bardi. È probabile che i fabbri celti cantassero mentre lavoravano. La prova viene dal fatto che nelle antiche lingue dell'Europa orientale il verbo forgiare sia derivato dal verbo cantare. Infatti, in antico slovacco l'arte del fabbro è chiamata kuslo, una parola che descriveva anche gli incantesimi degli stregoni. Durante l'epoca di Hallstatt, le spade venivano forgiate con un ferro di bassa qualità, perciò erano fragili. Sul campo di battaglia, questo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. I fabbri celti della cultura di Laten iniziarono a usare lame d'acciaio per le loro spade, per renderle più solide e accrescerne la qualità. E questa tecnica è rimasta in uso per almeno 2000 anni. Ancora oggi, Patrick Barta ricrea le spade celtiche usando lo stesso tipo di ferro e la stessa identica tecnica di lavorazione. L'intuizione dei Celti fu di rimuovere dal minerale ferroso tutte le scorie e il carbone che lo contaminavano. Battendo il metallo fino a liberarlo dalle impurità, lo rendevano più puro e più resistente. Ottenevano così armi dalla micidiale efficacia per dominare i campi di battaglia del mondo antico. Col tempo i Celti divennero veri maestri di un'arte che garantiva loro la superiorità militare. Se confrontiamo le spade celtiche dell'epoca con quelle prodotte nell'antica Grecia e a Roma, vediamo che la qualità era molto simile. Tutte queste culture usavano la tecnica di fondere una lama dura con un'anima più morbida all'interno. Perciò quando Giulio Cesare affermava che le armi dei Celti erano di scarsa qualità, faceva propaganda politica. La famosa spada corta romana, il gladio, fu probabilmente sviluppata per imitazione di quella celtica. Anche il nome gladio deriva da un'antica parola celtica, cladimos. Lo storico greco-romano Polibio sosteneva che il primo a introdurlo e a diffonderlo nel mondo romano fu il grande generale Scipione, che aveva visto con quale efficacia i Celti lo usassero in battaglia, sia per colpi fendenti che per affondi e stoccate. A differenza della tradizionale spada romana, quella celtica è molto più lunga e stretta. Veniva usata di taglio, per sferrare fendenti, soprattutto dai cavalieri celti. Serviva una spada molto lunga per colpire un avversario appiedato da quell'altezza. Ora i Celti erano armati e pronti all'azione. Anche in guerra il loro stile era unico. Invece di adottare le tattiche organizzate ma rigide delle armate greche e romane, i guerrieri celti combattevano in modo caotico e quasi improvvisato.
Puntavano infatti a gettare i nemici nella confusione e nella paura, sorprendendoli con imboscate o travolgendoli con le cariche della cavalleria e dei carri particolarmente efficaci contro una fanteria schierata. Si distinguevano anche per una sorta di guerra psicologica, provocando gli avversari e ostentando il loro coraggio in un frastuono di grida e suoni, come quello della tromba da battaglia, il Carnix. Alcuni guerrieri si dipingevano il corpo e combattevano completamente nudi per mostrare al nemico di sentirsi invincibili. L'effetto doveva essere terrificante. In questa nuova epoca, i Celti riuscirono a conquistare terre e ricchezza con la violenza ed ebbero grande successo. Ma come lo sappiamo? Tendiamo a considerare i Celti come un popolo insediato solo in Europa, ma entro la fine del III secolo a.C., orde di predoni Celti avevano conquistato nuovi territori, spingendosi fino in Asia. L'abilità e il valore in battaglia li resero famosi in tutto il mondo antico. Presto iniziarono a essere temuti e ammirati da tutti i popoli con cui si scontravano. Questa espansione violenta era accompagnata da una fioritura artistica che non ha eguali nelle epoche precedenti. In quest'epoca di conquiste, i Celti venivano anche ispirati dall'arte dei popoli vinti. Nei bottini di guerra spiccavano oggetti ornamentali d'oro e d'argento con stili e motivi presto imitati dall'arte celtica. Quella che definiamo arte celtica riguardava in realtà solo le classi dominanti e si esprimeva nella metallurgia, quindi nella produzione di oggetti in ferro, bronzo e oro, che potevano avere fini pratici o puramente ornamentali. In una parola, status symbol. Come gli attrezzi dei mercanti e le armi dei guerrieri, gli oggetti artistici consentivano di affermare il rango sociale e l'individualità. L'arte celtica non si esprime con opere monumentali o particolarmente vistose. Al contrario, predilige le rappresentazioni in miniatura su oggetti decorativi, come fibbie e bracciali, che venivano indossati a contatto col corpo ed erano quindi visibili soltanto a distanza molto ravvicinata. Quella celtica è un'arte speciale per individui speciali. Sono i VIP e le celebrità del mondo antico. Ancora oggi questi tesori del passato riemergono dalla terra in tutta Europa. Uno dei reperti scoperti di recente è questa pregiata statuina, che mostra un uomo nudo con gli occhi d'oro. Ha il tradizionale collare celtico, il Torc. Questa scoperta ci dimostra che esistono tanti tesori che aspettano solo di essere ritrovati. È un patrimonio inestimabile che presenta tutte le caratteristiche e i motivi di quella che oggi viene definita arte celtica. Sculture enigmatiche di misteriose divinità, potenti guerrieri, motivi geometrici e linee sinuose che imitano la natura. Domina il desiderio di esaltare la bellezza, anche degli oggetti più umili, di uso quotidiano. Questo è uno dei reperti più preziosi tramandati dalla cultura di Laten. Questa che vediamo è la famosa brocca a becco di Durnberg ed è uno degli oggetti più iconici della cosiddetta arte protoceltica. Si tratta di uno stile artistico che emerge all'interno della cultura di Laten e si diffonde in gran parte d'Europa. Significa forse che l'arte celtica era solo una mescolanza di idee prese da altre civiltà durante la loro espansione? No. L'arte celtica
era influenzata dai motivi e dagli stili dei Greci, degli Etruschi e degli Sciti, una popolazione euroasiatica. È da qui che nasce questo mondo mitico, popolato da demoni, mostri e volti umani, tutti rappresentati con uno stile molto caratteristico. I Celti avevano sviluppato un gusto artistico raffinato. Sicuramente avevano attinto alle influenze di altre culture, ma col tempo erano anche riusciti a creare uno stile artistico unico e del tutto personale. Come questi cerchi che sembrano irradiare energia. Sono i Triskelion, con tre spirali unite da un punto centrale in cui le linee curve simboleggiano l'estetica essenziale della natura. Ancora oggi continuano ad affascinarci con un senso di mistero e bellezza. Fedeli al loro spirito innovativo, i Celti sapevano migliorare i processi di lavorazione e la qualità del prodotto. Sotto molti aspetti, la manifattura celtica era di qualità superiore rispetto a quella mediterranea, che aveva criteri più industriali. Invece, i prodotti artistici dei Celti, come le famose brocche a becco, presentano una grande cura dei dettagli e sono realizzati con una qualità superiore e uno stile più personalizzato rispetto ad altre culture. È vero che il diavolo si nasconde nei dettagli, tra spirali e motivi raffinati. Nella letteratura classica, i Celti erano descritti come un popolo rozzo e primitivo. Ma la produzione artistica dimostra quanto tale visione fosse lontana dalla verità. L'arte celtica ha vinto la sfida del tempo e continua a influenzare artisti e artigiani anche dopo più di 2000 anni. Il movimento dell'Art Nouveau dell'inizio del Novecento ha fatto riscoprire al mondo moderno l'estetica e l'espressività dei Celti. Meno facile è capire come lo splendore artistico della cultura di Laten sia nato in un clima di guerra. Eppure le armi dei Celti spiccano per incisioni elaborate. Strumenti di morte, ma anche oggetti di straordinaria bellezza. È come se la bella e la bestia si unissero per colpirci al cuore. È chiaro che l'arte celtica si ispirava alla natura o alla raffigurazione del corpo umano. Le guaine metalliche delle loro spade, ad esempio, spiccavano per la complessità delle decorazioni che le distinguevano da tutte le altre spade del mondo antico. I Celti erano maestri della metallurgia e combinavano il gusto artistico e lo spirito guerriero, creando delle opere in metallo la cui bellezza ha vinto la sfida del tempo. Nel 387 a.C. i Celti erano ormai una superpotenza dell'antichità e lo dimostrarono saccheggiando Roma. Un popolo intero affamato di potere, ricchezza e nuovi territori che marciava verso la futura città eterna. Era solo il desiderio di espansione a motivare le grandi migrazioni dei Celti? O c'era qualcos'altro che li spingeva a lasciare le terre d'origine? Forse è stata un'altra forza a spingere i Celti a invadere il sud e l'est. La forza della natura. Intorno al 400 a.C., i climatologi hanno individuato un picco di instabilità climatica, con piogge eccezionali. Gli archeologi hanno anche scoperto dei sentieri che tagliavano i bassopiani per evitare lunghe deviazioni intorno alle paludi. Gli allagamenti riducevano la terra coltivabile, fonte di cibo, e un popolo affamato diventa facilmente inquieto. La frustrazione dei giovani trovava sfogo nella violenza, e per i Celti guerra e conquista diventavano una facile risposta a fame e carestia. Di fronte alla penuria alimentare e altre calamità, i Celti iniziavano a lasciare la terra d'origine.
I guerrieri delle varie tribù si alleavano, diventando fratelli d'armi, il primo nucleo delle armate celtiche. Il sacco di Roma non era un caso isolato e ogni città diventava un bersaglio. I Celti continuarono le incursioni a est, attraverso i Balcani. Le antiche cronache ci parlano di queste razzie che li portarono a saccheggiare il famoso oracolo di Delfi in Grecia. Da qui nasce l'immagine dei Celti impavidi, ma brutali e selvaggi. Amano smodatamente il vino e bevono a sazietà. Poiché ne fanno un uso selvaggio, si ubriacano e cedono al sonno o a stati di furore. Alcuni di loro disprezzano a tal punto la morte da andare incontro al pericolo nudi con addosso soltanto una fascia. In occasione delle battaglie campali, sono soliti spingersi oltre la prima linea dello schieramento e sfidare a duello i più valorosi fra i nemici, scuotendo le armi per spaventarli. Tagliano le teste dei nemici caduti in battaglia e le appendono ai finimenti dei cavalli. E alcuni di loro, si dice, mangino addirittura uomini. Non ci sono certezze che i Celti praticassero il cannibalismo rituale, anche se è possibile. Di sicuro raccoglievano le teste mozzate dei nemici perché credevano che custodissero l'anima e fossero foriere di grandi profezie. Le teste venivano imbalsamate, esposte su pali e persino trasformate in coppe rituali. Gli autori greci e latini tendevano ad esagerare gli aspetti cruenti dei Celti per fini propagandistici. Perciò i riferimenti al cannibalismo vanno presi con cautela. Ma è la prova di come i Celti fossero visti con grande timore in epoca preimperiale. I romani temevano questo popolo grande, potente e culturalmente omogeneo che premeva ai loro confini. Roma era ancora all'inizio dell'era repubblicana, secoli prima di raggiungere la dimensione imperiale. Fu in quest'epoca che i Celti arrivarono a saccheggiare la città e mantennero una superiorità militare per oltre un secolo. Si può capire perché i romani ne avessero una pessima considerazione. Organizzati, vincenti, pericolosi e armati fino ai denti, i Celti erano in guerra permanente, non solo contro i popoli mediterranei. Anche i conflitti tra i clan rivali diventavano sempre più frequenti. E se la posta in gioco era alta, sapevano essere spietati anche con altri Celti. Le guerre tra le diverse tribù celtiche erano un fattore decisivo e trainante per l'economia. Il commercio di schiavi celti al di là delle Alpi, condotto soprattutto a sud con i romani, era molto redditizio e importante per l'epoca. Qui vediamo la catena di ferro di uno schiavo, risalente all'inizio del primo secolo a.C., e ci fa capire che le guerre alimentavano anche il mercato della forza lavoro. Nel mondo antico, il valore in battaglia dei Celti era ormai rinomato. Un guerriero era prezioso sul mercato degli schiavi, o si offriva al miglior offerente come mercenario. Nel 250 a.C., la metà dell'esercito di Annibale era costituito da Celti, che erano le sue truppe d'assalto e la sua cavalleria. Proprio durante le guerre puniche, Scipione fu testimone della tremenda efficacia della spada celtica, successivamente adottata dalle legioni romane. I Celti non avevano paura di morire in battaglia. Per questo venivano schierati in prima linea e mandati a colpire il nemico con tutta la loro forza. Ma anche i guerrieri dovevano mangiare, riposare, divertirsi. Chi si occupava di loro? Chi provvedeva a dare loro cibo, un giaciglio e qualche svago? Si trattava di eserciti organizzati e di vaste dimensioni. I guerrieri si spostavano, ma avevano bisogno di giovani scudieri che portassero le armi o li affiancassero in battaglia. Moglie e figlie gestivano gli accampamenti. C'erano fabbri che riparavano le armi danneggiate e cacciatori che procuravano il cibo. Era come un intero popolo in movimento.
Ma questi ruoli erano davvero così radicati nella tradizione? E cosa c'è di vero nell'immagine mitizzata della donna guerriera celtica? È possibile che alcune di quelle donne combattessero al fianco dei loro uomini? Sappiamo che nella società dei Celti vigeva un certo egualitarismo e le donne ricoprivano anche ruoli di comando, ma arrivavano al punto di scendere in battaglia? Un indizio è emerso da una tomba. Questa sepoltura è stata scoperta di recente in Boemia, nella Repubblica Ceca, e contiene i resti di una donna molto ricca, morta a 41 anni. Fu sepolta con tutti gli onori riservati alle classi dominanti della cultura di Latenna. I suoi gioielli sono perfettamente abbinati, a parte il torque, il collare celtico. L'analisi chimica di questi oggetti ha rivelato che erano stati forgiati nella stessa regione in cui è stata sepolta, ad eccezione del torque, che proveniva da un luogo distante più di 600 chilometri. Oggi l'antropologia permette di ricostruire gli spostamenti degli individui nel corso della vita. Anche lo studio dei resti umani, col variare dell'alimentazione, evidenzia il passaggio in regioni diverse. E le caratteristiche dello stile di vita, come il lavoro e le mansioni ripetitive, lasciano un segno nel corpo. Le ossa e i denti della dama celtica indicano che la sua dieta era cambiata nella tarda infanzia, arricchendosi di proteine e miglio, un cereale prima assente nella sua alimentazione. È la prova che lasciò la terra d'origine già molto giovane. Le alleanze tra popoli e clan diversi venivano suggellate con matrimoni o con scambi di figli, che crescevano in famiglie dello stesso rango, ma in tribù distanti. Era un modo per stringere i rapporti interfamiliari nel vasto mondo celtico. Da adulti, i figli dell'élite avrebbero fatto da ponte tra le varie comunità celtiche, plasmando e diffondendo una cultura comune. E non è tutto. Nella tomba della dama celtica è stata fatta un'altra scoperta, rara e straordinaria, che ha incuriosito i ricercatori. Una spada di ferro. I Celti seppellivano i defunti con oggetti che ne simboleggiavano il ruolo nella società. È possibile che la donna sia stata una guerriera? O forse era la spada di suo marito? O di suo figlio? C'è un altro indizio particolare. Una frattura al polso. Secondo un esperto, potrebbe essere la conseguenza di una caduta da cavallo. Anche l'analisi del bacino conferma che era un'amazzone. I gioielli sepolti con la donna ci dicono che apparteneva a un'élite ricca e dominante, e forse era addirittura una guerriera. Prima dell'adolescenza si era trasferita lontano dalla terra d'origine, forse per essere cresciuta nella casa di un altro capo tribù. Oppure era tornata nei luoghi natii dopo l'infanzia, passata al seguito di un clan di guerrieri mercenari. Prima o poi la guerra finiva e i guerrieri tornavano a casa. Alcuni di loro si stabilivano in Asia, altri fondavano insediamenti in questa regione, l'odierna Boemia. Altri ancora tornavano nelle valli del medio corso del Danubio. I Celti erano la superpotenza dell'epoca, guidata dai signori della guerra. Anche la gestione del bottino diventava più facile. Invece di portarsi dietro il frutto delle razzie, lo scambiavano col denaro, più facile da trasportare e scambiare. L'avvento del denaro ha cambiato le regole del gioco. Prima i Celti razziavano oggetti, beni, animali, tutte cose che negli spostamenti diventavano un peso. Adesso potevano venderli in cambio di ben più leggere monete, con cui una volta a casa potevano acquistare il necessario. Il denaro è arrivato in Europa centrale grazie ai mercenari Celti ed era il pagamento per il loro servizio. Monete greche, monete romane, persino monete cartaginesi del Nord Africa, la terra di Annibale. Questa mescolanza di monete diverse ci racconta una storia che è stata scritta proprio qui circa 2000 anni fa.
qualcosa che lega i Celti a un passaggio epocale nella storia del mondo antico. È significativo che sia stato ritrovato un numero considerevole di monete che risalgono all'epoca della Seconda Guerra Punica. Per questo è probabile che molte di queste monete rappresentassero la paga di mercenari celti, che combatterono in questi conflitti al soldo di Cartagine e quindi nel mondo greco-fenicio, contro la Roma repubblicana. Per i Celti si apriva un mondo nuovo e decisero di imitare i vicini mediterranei, iniziando a coniare delle monete. Ma come sempre, con uno stile unico che li avrebbe distinti da tutti gli altri. Le monete coniate in Europa centrale erano di forma piuttosto rozza, con delle incisioni rudimentali. All'opposto, sulle monete greche dell'epoca era spesso ben leggibile il nome di Alessandro Magno. Le monete celtiche erano solo un'imitazione di quei modelli originali. Le lettere greche sono messe a caso e questo dimostra che i coniatori celti non sapevano leggere, ma si limitavano a copiare i caratteri che vedevano, come dei disegni. Una vicenda affascinante che ci offre nuovi indizi per conoscere meglio la storia misteriosa dei Celti. Dalla fine del II secolo a.C., i principali centri della cultura celtica iniziarono a coniare proprie monete e, grazie alla loro dedizione al commercio, oggi gli archeologi possono ricostruire le migrazioni di questi popoli, seguendo proprio la circolazione delle monete, che diventano così indizi fondamentali e compensano la mancanza di fonti scritte. È grazie ai ritrovamenti di monete che i ricercatori hanno scoperto un fenomeno curioso in Europa centrale. A Niemcice, oggi nella Repubblica Ceca, abbiamo l'opportunità unica di ricostruire i movimenti dei mercenari che avevano combattuto ovunque. Infatti, sono pochi i luoghi che offrono una tale concentrazione di monete antiche, che si contano a centinaia e migliaia. La densità dei ritrovamenti ci dice che questo doveva essere un crocevia, dove convergevano migliaia di mercenari per poi smistarsi in varie direzioni. Non era una città come le altre, ma un vero centro nevralgico. Niemcice era un centro nevralgico per i Celti dell'Europa centrale ed è stato il loro principale insediamento nel II e III secolo a.C. Niemcice si trovava al centro di una nuova struttura reticolare che includeva tre insediamenti simili nei pressi delle odierne Roseldorf e Nova Cerexia, sorti tra il Danubio e la cosiddetta Porta Morava, un valico di questa regione montuosa. Un territorio perfetto per insediare una nuova società celtica. È interessante notare che la distanza tra questi tre siti principali è quasi identica, circa 150 chilometri, che a cavallo o con un carro si potevano coprire in un solo giorno. Gli archeologi hanno trovato altri punti di contatto tra i tre insediamenti. Strade e piazze erano costruite secondo un progetto simile basato su un'idea comune: creare un centro multipolare di commerci tra il Danubio e l'unica valle in questa regione montuosa. Per gli standard della tarda età del ferro, l'insediamento di Roseldorf copriva un'area davvero enorme. L'abitato si estendeva su almeno 40 ettari, ma alcune stime lo portano addirittura a 70. Questo sito è molto simile a quello di Niemcice, nella Moravia centrale, ed erano quasi delle vere e proprie città. Questa era un'autentica rarità per l'epoca, al di fuori del bacino del Mediterraneo. I Celti tornavano dalla guerra e si stabilivano nelle terre migliori, pronti a sfruttare la loro ricchezza. Qui possiamo vedere altri aspetti che accomunano i tre insediamenti, seguendo il filo che li collega, fatto di monete. L'uso del denaro è infatti un altro indicatore di una società evoluta e complessa. Ed
Si era creata come una zona economica speciale, rappresentata da siti come Roseldorf, con zecche locali, dove si batteva moneta. Ne abbiamo identificati almeno altri due o tre così, con le stesse caratteristiche. Perciò è chiaro che era stato stabilito un sistema monetario comune per gli interessi economici della regione. Grazie a queste monete, i ricercatori hanno potuto fare luce su una delle scoperte più sorprendenti del mondo antico. Qui, soprattutto, le monete d'argento venivano coniate in quantità enormi dai Celti. È la prova che questo territorio era controllato da un'autorità centrale. È un ulteriore indicatore che, in questo periodo, i Celti avevano un'organizzazione sociale evoluta e strutturata. Inoltre, i conflitti interni erano estremamente rari. Era un mondo sempre più stabile. La maggior parte dei clan e delle tribù celtiche godeva di una relativa indipendenza, ma questi tre insediamenti formavano una rete interconnessa e organizzata con una pianta urbanistica simile e anche con una propria valuta comune. Potremmo addirittura parlare di un proto-stato celtico. Ma perché darsi questa forma? Se guardiamo attentamente le tre località sulla mappa, emerge una possibile risposta. Questi tre insediamenti si trovavano al centro dell'antica via dell'Ambra, l'arteria vitale del commercio tra il nord Europa e il Mediterraneo. Questi Celti, induriti e arricchiti dalle guerre, erano tornati nei luoghi di origine. Questo corridoio aveva permesso ai loro antenati di far viaggiare, insieme a sale, ferro e ambra, anche la loro cultura. Ora, dopo più di 200 anni, le aristocrazie guerriere emerse dal crollo delle antiche élite mercantili riprendevano possesso delle terre ancestrali, con la forza acquisita nelle guerre al soldo di potenze straniere. I nuovi coloni celti controllavano questa zona dell'antica via dell'Ambra, dalla porta Morava fino al Danubio. I Celti tornavano a casa. Ora rivendicavano alcune delle terre più fertili d'Europa per fondare un embrione di nazione prospera e pacifica. Questa rete di insediamenti occupava quella stessa via dell'Ambra che li aveva portati su remoti campi di battaglia. Questi reduci vittoriosi erano tornati arricchiti, soprattutto di nuove idee, per prosperare in un mondo sempre più competitivo. I Celti spiegavano le ali imparando da altre civiltà come organizzarsi per crescere in potenza e ricchezza. Capaci di adattarsi e pieni di risorse, avevano esteso il territorio per centinaia di chilometri dal nucleo originario di Hallstatt. Avevano rifondato una nuova società guidata da un'aristocrazia guerriera. Erano passati da semplici predoni a veri professionisti della guerra, mercenari al servizio delle più grandi civiltà del mondo antico. Imparando ad apprezzare il valore del denaro, erano riusciti a coniare proprie monete, che oggi raccontano la vastità di queste migrazioni da cui erano tornati per strutturarsi in una società sempre più avanzata, e tutto questo in meno di due secoli. I Celti erano giunti al culmine della loro ascesa militare e artistica. Erano sempre più ricchi e non temevano nessuno. Chi poteva immaginare che questa età dell'oro sarebbe finita improvvisamente?